Ci troviamo ad Amsterdam, dove Philips ha annunciato proprio nel corso delle ultime ore la sua nuova gamma TV per il 2020. In realtà non si tratta della gamma completa, alcuni altri modelli arriveranno nei prossimi mesi, magari in occasione di IFA quest'autunno. Qui sono stati annunciati in particolar modo due nuovi OLED, 805 e 855, e nuovi modelli LCD, tra i quali spicca sicuramente il nuovo D1 della Performance Series, un prodotto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma comincio parlandovi degli OLED, quindi 805 e 855. Entrambi saranno disponibili nei tagli da 55 e da 65 pollici, caratterizzati da pannelli 4K OLED HDR con supporto HDR10+ e Dolby Vision, e quindi con la possibilità di decodificare tutti i segnali HDR con metadati dinamici senza alcun problema. Televisori che sono stati poi dotati di intelligenza artificiale, e Philips ha posto tanta attenzione su questo aspetto, perché uno dei parametri che vuole migliorare con questi TV è sicuramente quello della qualità delle immagini, basandosi quindi su 5 pilastri che sono la sorgente, il colore, il contrasto, il movimento e la definizione. Philips vuole quindi portare a un nuovo livello quella che è la qualità dei video, delle immagini riprodotti dai propri televisori. Per fare questo viene aiutato il processore, il nuovo processore P5 di quarta generazione con maggiore potenza di calcolo, viene aiutato dall'intelligenza artificiale nell'analisi di flussi di dati che provengono quindi dalla sorgente, flussi di dati video che vengono confrontati con un catalogo di segnali test che sono stati raccolti negli anni da Philips prima e da TP Vision poi, per permettere al processore e quindi al nostro TV di ottimizzare al meglio le immagini per essere riprodotte nelle migliori condizioni poi all'interno del nostro salotto. Sono state poi aggiunte, o meglio migliorate, due altre tecnologie, ovvero la Perfect Natural Motion e la Perfect Natural Reality, che vanno ad agire la prima sulle immagini in movimento e la seconda sull'upscaling per ottenere dei flussi video con un maggiore realismo dal punto di vista appunto dell'ottimizzazione delle immagini in movimento e con un migliore upscaling. Veniamo a parlare di design, e con questi nuovi modelli sono state ottimizzate le cornici, leggermente rimpicciolite, comunque realizzate in materiale metallico, ed è stato poi cambiato anche il piedistallo, che è poi l'elemento che differenzia il modello 805 da quello 855. L'805 ha due piedini cilindrici posizionati ai lati del pannello in maniera perpendicolare rispetto al pannello stesso, mentre l'855 offre una staffa centrale a forma di T e può essere acquistato in due varianti, una con questa staffa interamente in materiale cromato, l'altra invece con un inserto in pelle. In questo caso si differenzia i modelli tra 855 il primo e 865 il secondo. Ovviamente non può poi mancare l'ambilight, che è il segno, il tratto distintivo di tutti quanti i TV Philips. Pensate un po' che 8 consumatori su 10 che posseggono un TV Philips con ambilight hanno dichiarato di voler restare con quel TV proprio per via dell'ambilight, o al massimo passare a un nuovo TV che abbia come, diciamo così, caratteristica imprescindibile proprio quella di questo sistema di illuminazione intorno alla cornice, che colora la parete alle spalle del TV riproducendo gli stessi colori che sono in quel momento presenti sul nostro schermo. In questa maniera abbiamo una sensazione di maggiore immersività all'interno della scena che stiamo osservando. Ancora non abbiamo indicazioni riguardo ai prezzi di questi nuovi OLED 805 e 855, ci verranno comunicati in seguito. Quello che però possiamo dirvi è che saranno disponibili a partire dal prossimo mese di maggio, quindi più o meno tra 4-5 mesi. E concludo parlandovi della Performance Series, ovvero del nuovo D1, il televisore che, come vi ho detto prima, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Quest'anno è riconoscibile con la sigla 8505, disponibile in diversi formati, si parte, se non sbaglio, dai 43 pollici, si può arrivare fino ai 70, pannelli 4K Ultra HD, in questo caso però parliamo di pannelli LED con una luminosità massima di 400 nit, aumentata rispetto al modello dello scorso anno che arrivava a 350, e un copertura dello standard DCI-P3 più ampia, si passa dal 75% al 90%. Anche qui caratteristica fondamentale, assolutamente imprescindibile, è l'ambilight su tre lati, e oltre a questo abbiamo il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos. Non sappiamo ancora quando il nuovo D1, il nuovo Performance Series, arriverà sul mercato italiano, non conosciamo nemmeno il prezzo, ma continuate a seguirci perché sicuramente ve lo comunicheremo nel corso delle prossime settimane. Io per il momento vi saluto qui da Amsterdam, mi raccomando, continuate a seguirci. Ci arriveranno tante altre novità nei prossimi giorni su HDblog. Ciao!